Qual è il posto più solitario a cui riesci a pensare in questo preciso momento? Un edificio abbandonato? Un'isola deserta? Un gatto a una mostra canina? Beh, sì, ma ingrandiamo il tutto e guardiamo oltre il cielo, nei luoghi più solitari dell'universo, e troviamo le galassie vuote. E sembra che gli astronomi abbiano appena trovato la più solitaria tra tutte, la galassia vuota. Sembra qualcosa uscito da un film di fantascienza, non è vero? Ma il nome ne suggerisce l'aspetto strano. Sono sole e circondate da assolutamente niente. Solo un vuoto oscuro, senza stelle, senza pianeti, niente materia affatto. Quindi non importa niente. Scusa, battuta stupida. Si potrebbe obiettare che tutto nell'universo, come ad esempio il nostro sistema solare, è circondato da vaste distese di spazio buio, che consiste di quasi nulla. Ma qui sto parlando di un altro livello di nulla. Sto parlando di cose come il vuoto di Bootis, che è grande circa 330 milioni di anni luce in diametro, e come 132 volte la distanza tra noi e il nostro vicino più prossimo, la galassia di Andromeda. E c'è pochissima materia, se non nulla, al suo interno. E anche se ci fosse della misteriosa materia oscura che non possiamo vedere, emetterebbe delle radiazioni. E non c'è quasi nessuna radiazione proveniente dalle galassie vuote. Ma in questo quasi nulla nelle galassie vuote, quasi è la parola chiave. Contengono della materia, ma molto meno rispetto ad altrove. Il vuoto di Bootis, o come viene anche chiamato il grande vuoto, ha dimostrato di avere circa 60 galassie, e questo è solo il numero presunto. Alcune stime dicono che il grande vuoto dovrebbe avere almeno 2000 galassie al suo interno. Ma 2000 galassie in uno spazio grande come il vuoto del Bootis sono praticamente nulla. Questo non è affatto vicino a ciò che consideriamo normale per la maggior parte degli altri posti nell'universo. Il solo fatto di trovare questo tipo di galassie è estremamente difficile, ma sicuramente non dovremmo lamentarci. I nostri cieli sono ricchi, pieni non solo della luce delle stelle della nostra galassia, ma anche della luce delle altre galassie che ci circondano. Abbiamo scoperto molto tempo fa che la nostra galassia non è unica, anche ai tempi dell'antica Grecia. Una parte particolarmente interessante della leggenda di Ercole è una testimonianza di ciò. In questa leggenda, Zeus pose suo figlio Ercole vicino a una dormiente Hera, in modo che Ercole potesse bere il latte materno e diventare immortale. Hera si è svegliata e ha spinto Ercole lontano, e un po' del latte che stava bevendo si versò e divenne un fascio di luce nel cielo. Questa fascia di luce è la nostra galassia, e la parola stessa si traduce approssimativamente in lattea. Ma per essere onesti, la sua oscura luce proveniva solo da una parte visibile della nostra galassia. La prima osservazione scientifica di un'altra galassia, quella di Andromeda, è stata fatta dall'astronomo persiano Al-Sufi nel X secolo. Notò che Andromeda era una piccola nuvola e in seguito lo descrisse simile a una galassia, e un giorno sarebbe stata conosciuta come la Nube di Magellano. Oggi siamo in grado di concludere che ci sono più di 2 trilioni di galassie nell'universo osservabile e sono raccolte in strutture ancora più massicce, conosciute come ammassi e superammassi, che a loro volta formano dei filamenti di galassia. Questa naturale tendenza delle galassie a raggrupparsi in megastrutture organizzate è esattamente la ragione per cui vediamo i vuoti tra i filamenti. E sembra che alcune galassie abbiano fatto tardi alla festa universale e si siano formate nel vuoto residuo che era ancora presente. Una di queste galassie solitarie, che è stata appena scoperta, è la MCG+0102015. È situata nel profondo del vuoto. Prova solo a immaginare se avessimo vissuto così lontano da qualsiasi altra galassia. Non avremmo saputo dell'esistenza di un'altra galassia nell'universo fino al 1960. Questo è il tempo che la luce impiegherebbe per raggiungere questo luogo solitario, situato nel grande vuoto cosmico. Fino a quel momento, qualunque cosa fosse al di fuori sarebbe invisibile, come se non esistesse affatto. Questa nuova galassia si trova in questa strana posizione a causa dell'espansione universale dopo il Big Bang. Vedi, la creazione dell'universo non è stata un processo omogeneo. E così, incongruenze in essa hanno portato alla formazione di vuoti e filamenti galattici.
Anche provando ad accendere un fiammifero, in un primo momento si può vedere come si produce una reazione chimica e una forza spinge la materia verso l'esterno dal fiammifero stesso, come una microesplosione. Ma questa forza non spinge allo stesso modo in tutte le direzioni. In alcuni punti è più forte di altri. Ancora una volta si tratta di una questione di scala e il Big Bang era enorme. A quel tempo, tutta la materia nell'universo era concentrata in uno spazio molto piccolo e poi è esploso, spingendo tutta quella materia in tutte le direzioni. Osserviamo i risultati di questa esplosione fino ad oggi, nell'espansione dell'universo. Più lontana va la materia a causa dell'esplosione iniziale, più distanza ci sarà tra le varie parti della materia. Ciò significa che anche la più piccola fluttuazione nel processo del Big Bang potrebbe risultare nel più grande dei vuoti, combinato con la natura magnetica di tutta la materia che attrae tutti gli elementi e si dispone nell'universo che osserviamo oggi. Le galassie si sono concentrate in ammassi e filamenti separati l'uno dall'altro da vaste aree di vuoto puro. Le galassie vuote sono le più strane in termini di formazione, ma nel vasto spazio dell'universo ci sono molti altri miracoli galattici. Ad esempio, c'è una galassia chiamata Galassia Sombrero. Non è difficile indovinare perché. Questa galassia lenticolare della costellazione della Vergine è lontana 31 milioni di anni luce da noi ed è solo il 30% delle dimensioni della Via Lattea. Ha un enorme rigonfiamento proprio al centro. Questo rigonfiamento è formato dall'effetto di un buco nero supermassiccio situato nel nucleo della galassia. Ha anche raccolto tutto il gas idrogeno e il ghiaccio nella cosiddetta corsia di polvere che circonda il rigonfiamento centrale. La combinazione di questa polvere sul bordo e il rigonfiamento al centro danno a questa galassia un nome divertente. Ci sono anche galassie che sono interessanti a causa della formazione rapida di stelle e per le esplosioni di supernova. Questo rende le galassie mozzafiato, piene di colori variegati. La più notevole è la galassia Girandola del Sud. Sembra un enorme gorgo rosa, blu e bianco. Ci sono circa 8 supernove attive in questa galassia e il colore rosa suggerisce la costante formazione di stelle appena nate. Se la nostra galassia ha a che fare con il latte, allora quest'altra galassia ha avuto qualche fragola aggiunta nel mix. Un'altra meraviglia dell'universo prende la forma non solo da una galassia, ma da due, che collidono l'una nell'altra. C'è la galassia Girino, che ha una grande coda visibile che si è formata quando una grande galassia si è fusa con una più piccola. Ci sono le galassie Antenna, che sono in collisione tra loro da circa 600 milioni di anni. Per metà di questo tempo, le galassie in collisione sparano fuori stelle e nuvole di polvere spinte dalle forze gravitazionali, e queste stelle formano qualcosa che assomiglia alle antenne di un insetto. Un altro esempio di collisione galattica è la galassia NGC 2936, che ha la forma di un delfino. Quello che sembra l'occhio splendente di questo delfino è infatti il nucleo della galassia, ma il processo che stiamo guardando è piuttosto brutale. Due galassie che si scontrano l'una con l'altra, mentre una sembra essere molto più densa e ha un'enorme forza gravitazionale a sua disposizione. Con questo immenso potere frantuma e piega l'altra galassia, quindi è facile immaginare come questa galassia abbia preso la sua forma. Questi tipi di strane galassie sono particolarmente intriganti, perché sappiamo che la nostra galassia, la Via Lattea, sta andando verso la collisione con la galassia di Andromeda. Non farti prendere dal panico, questo non succederà per altri 4,5 miliardi di anni. Incrociamo le dita, che per quel tempo noi assisteremo allo spettacolo da una distanza di sicurezza su qualche altro pianeta. Presumibilmente, ogni stella colpita da questo processo sarà troppo lontana da un'altra, quindi non si scontreranno, ma le forze gravitazionali saranno enormi e alcune stelle saranno tirate fuori dalla nuova galassia che si creerà, che è già stata soprannominata Milkdromeda in inglese. Wow, Milkdromeda! Accidenti, sembra una nuova marca di cioccolata! Non c'è modo di contare tutte le meraviglie che possiamo eventualmente trovare nell'universo, dalle galassie nel bel mezzo del nulla a quelle che non possono condividere equamente lo spazio tra loro e iniziano a collidere. Quali galassie trovi meno probabili e quali più affascinanti? Fammi sapere nei commenti. Se hai imparato qualcosa di nuovo, dai a questo video mi piace e condividilo con un amico. Ma ehi, non ti teletrasportare ancora!
Qui abbiamo oltre 2000 video interessanti da vedere. Tutto quello che devi fare è scegliere il video a sinistra o a destra, cliccarci sopra e divertirti. Rimani sul lato positivo della vita.